Dopo la seconda guerra punica comincia per i romani un periodo cosiddetto imperialista. Dobbiamo capire che per imperialismo si intende la conquista di nuovi territori anche lontani dalla terra di origine di un popolo, quindi attuata per conquistare nuovi territori, nuove ricchezze, eccetera. I romani hanno avuto un certo tipo di imperialismo che è stato definito in vari modi. Inizialmente piuttosto aggressivo perché cosiddetto imperialismo di tipo militare. In realtà i militari avevano i loro interessi ovviamente alla conquista. Poi è stato definito anche un imperialismo di tipo economico proprio per ricavare i maggiori vantaggi possibili dalle conquiste. E questo periodo è stato molto lungo e li ha portati ad annettersi in moltissimi territori. Un'altra motivazione che è stata data alle tante conquiste dei romani è stata quella di un imperialismo di tipo difensivo, cioè una volta conquistati tanti territori andavano necessariamente mantenuti. E quindi si doveva procedere con altre guerre perché le situazioni si stabilizzassero. Comunque, di fatto, queste conquiste garantiscono ai romani molte terre e molte anche entrate economiche, soprattutto alla classe senatoria, quindi alla classe aristocratica, che spingeva, se non per una piccola parte, per questo tipo di guerre. Ma in realtà arricchiva anche il ceto medio che faceva forniture per la guerra di armi e di altro materiale, i commercianti, arricchiva anche in realtà i poveri perché tramite il servizio militare riuscivano a guadagnare e soprattutto a vedersi riconosciute delle terre alla fine della guerra. Quindi sembrava che queste annessioni territoriali fossero in realtà qualcosa di valido e di utile per tutti. Ovviamente ciò determinerà l'arrivo nel mondo romano di moltissimi usi e costumi che derivano da altre popolazioni. E se alcuni vengono assorbiti senza destabilizzare particolarmente quello che era la consuetudine, l'abitudine della vita dei romani, alcuni invece entrano più prepotentemente nelle loro giornate, nelle loro quotidianità. Ad esempio, la cultura greca che viene assorbita in grandissima parte e che se apporta da un lato grandi cambiamenti dal punto di vista culturale, va a cambiare quello che è lo stile di vita dei romani, che era basato su una grande semplicità e una grande morigeratezza di costumi che viene un po' modificata. Qualcuno, come Catone il censore, dice viene corrotta, perché fra i greci era meno in uso la consuetudine al lavoro come attività virtuosa, c'era più lusso, più sfarzo nelle abitazioni, nei vestiti, nelle abitudini in generale, più uso di schiavi spesso anche raffinati, e questo andrà un po' a modificare e talvolta anche a peggiorare lo stile di vita romano, a corrompere proprio quello che era il mos maiorum. L'arrivo di molte terre fa sì che i ricchi, a cui vanno per la maggior parte, ingrandiscano i loro possedimenti fino a costituire delle grandissime estensioni territoriali chiamate latifondi, nelle quali facevano lavorare per la maggior parte altre persone, e mentre loro si dedicavano all'attività politica, all'attività pubblica. Il lavoro era spesso affidato a schiavi, oppure a piccoli proprietari terrieri che, non riuscendo a vivere solo del loro podere, dovevano andare a lavorare a giornata presso i grandi latifondisti. Quindi loro si impoverivano e i proprietari terrieri si arricchivano.
Ma pian piano si scoprì che era più comodo e più pratico utilizzare anche per il lavoro nei campi gli schiavi. Infatti gli schiavi davano maggiori garanzie, venivano acquistati, il padrone poteva farne ciò che voleva, poteva decidere anche della loro vita e della loro morte e poteva trattarli come voleva assolutamente, quindi se era un padrone benevolo, lo schiavo poteva avere una vita decente, decorosa, se invece il padrone era piuttosto severo, poteva maltrattarlo come voleva, ma talvolta poteva anche liberarlo. E allora questi schiavi si chiamavano liberti. Spesso erano anche persone istruite, gli si affidava la cura della casa e spesso anche l'istruzione dei figli. Infatti, molti pedagoghi, cioè educatori dei bambini, erano proprio degli schiavi istruiti. Il commercio degli schiavi diventò molto fiorente a Roma nel secondo-primo secolo a.C. Si pensa che il movimento degli schiavi sia stato intorno al 1.200.000, qualcuno dice anche 3 milioni di persone. Molti erano prigionieri di guerra, molti erano prigionieri per debiti, molti altri venivano acquistati oppure erano figli degli schiavi. Quindi, poiché nei campi molta parte di questo lavoro veniva fatto dagli schiavi, gran parte dei contadini si spostò nelle città, dando luogo al fenomeno dell'inurbamento. Quindi le città, Roma in primis, ma anche le altre, diventano via via sempre più importanti, sempre più grandi, e questo lo dimostra la stratificazione delle abitazioni, e anche sempre più complesse. Mentre nelle campagne assistiamo a svariate rivolte di schiavi che a volte avranno esiti drammatici. Comunque sia, il mondo romano procede su questo tipo di organizzazione che via via si rivela vincente, ma le proprietà passeranno molti anni prima che le proprietà siano divise anche fra i poveri, fra i plebei. Nonostante le leggi fatte a favore di questi ultimi, l'aristocrazia senatoria a volte compra anche con il denaro i comizi tributi e quindi li convince a votare per la propria causa. Per cui c'è in parte un ritorno indietro.